l'abbiamo vissuta con un po' di preoccupazione, più che altro perché sappiamo i disagi a cui andiamo incontro, così come è successo negli anni 2021 e 2022. Però con preoccupazione, perché sappiamo che poi quello che ne viene successivamente è la pulizia del territorio. Questa volta il vento ha spinto la cenere vulcanica da Zafferana Centro fino al confine col territorio di Milo, invece sono rimaste salve dalla ricaduta di cenere e lapilli le frazioni di Fleri e di Pisano.